Ukraine! This victory is for every Ukrainian. Слава Україні! Buongiorno, bentrovati. Euro1 Mattina. Abbiamo voluto ricordare nella bella copertina di Massimo Tosi il successo della Kalush Orchestra, gli ucraini, la band ucraina che ha vinto la 66esima edizione dell'Euro Song 2022. Beh, è da quel palco, dal palco di Torino, che per 5 sere è stato al centro del mondo, l'appello ad aiutare Mariupol, l'appello ad aiutare l'acciaieria Azovstal. Io saluto Vincenzo Camporini, buongiorno, dell'Istituto Affari Internazionali, bentornato. Buongiorno. Nei nostri studi. Buongiorno a Leonardo Bellodi della Luiss Business School. Buongiorno. E in collegamento da Odessa rivedo con piacere Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal. Mi dice, direttore, che effetto le ha fatto rivedere queste immagini? E soprattutto, l'Ucraina vince l'Eurovision e dunque di diritto si intesta la facoltà di organizzare l'Eurovision il prossimo anno, 23, Eurovision 2023, e il presidente ucraino ha detto lo faremo a Mariupol. Lei che dice? Beh, allora, innanzitutto per gli ucraini è molto importante questo tipo di vittoria, perché non dimentichiamoci che anche questa guerra è una guerra per il riconoscimento dell'Ucraina, dell'identità di un popolo. Fino a ieri anche il pubblico italiano cosa sapeva degli ucraini o dell'Ucraina? Quindi questa guerra e anche queste vittorie, questi conseguimenti a livello musicale vanno tutti nella stessa direzione. Gli ucraini vogliono far sapere che esistono, vogliono far sapere che sono un popolo indipendente, disposto a combattere la propria indipendenza e che vuole essere libero di fare le sue scelte. Poi è chiaro che siamo in mezzo a una guerra, quindi anche una vittoria musicale come questa si colora di politica e di simbologie, quindi questo è un auspicio e anche una bella speranza che Mariupol possa essere ospite di un festival musicale. Oggi la realtà è una città completamente distrutta, occupata, dove si sta combattendo una guerra all'ultimo sangue, con probabilmente un martirio degli ultimi difensori di questa acciaieria. Ecco, questa è la situazione, però sono belle notizie per l'Ucraina questi riconoscimenti. E senza dubbio era direi inevitabile, diciamo, che questa gara musicale fosse tratteggiata anche da implicazioni di altra natura fuori, diciamo, dalla gara canora.